Una ragazzina di soli 10 anni, che si fa chiamare Nessie, è afflitta da gravi parasogne notturne, che la portano a soffrire di lancinanti mal di testa e orribili incubi notturni. Un dottore, che sin dagli albori della sua carriera ha giurato di aiutare i più piccoli e vulnerabili pazienti a ritrovare la pace. Nessuno dei due poteva immaginare quanto reali sarebbero diventati gli orribili sogni della piccola Nessie e nessuno dei due poteva immaginare quanto si sarebbero incrociate le loro strade, i loro desideri e le loro vite. Questi sono i presupposti dai quali parte la storia raccontata dal podcast intitolato Il suono degli incubi. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su Bad Smoke Games. Oggi vi propongo un riassunto di tutta la storia raccontata dai 6 episodi di Il suono degli incubi, anche se mi preme consigliarvi di andare ad ascoltare l'intero podcast, che è interpretato straordinariamente ed è scritto in maniera altrettanto meritevole. Ovviamente ci saranno degli spoiler per chi non l'avesse ancora ascoltato, quindi se è questo il vostro caso vi consiglio di tornare dopo aver rimediato a questa mancanza. Se adesso siete pronti, spegnete le luci, mettetevi comodi e godetevi il riassunto de Il suono degli incubi. La storia che mi accingo a raccontare ha luogo in un posto non meglio descritto se non con il nome di Le Contee. Qui una ragazzina che si fa chiamare Nessie, nome che deriva dal nomignolo datole dai bulli della scuola che frequentava, dopo essere guarita da una malattia causata da un parassita acquatico e aver persino partecipato a dei programmi televisivi probabilmente legati alla sua malattia, viene consegnata alle cure del dottor Otto, uno psichiatra dell'Istituto di Sanità Mentale delle Contee. Poiché la ragazza, dopo le sue esperienze traumatiche legate alla malattia, ma anche ai bulli e potenzialmente ad una situazione sgradevole nel vecchio appartamento di famiglia, soffre di disturbi del sonno e lancinanti mal di testa. Inoltre è ancora ossessionata dalla sensazione portatale dalla malattia stessa, in quanto la piccola sente ancora la presenza di quel parassita acquatico che l'ha fatta ammalare, provando spesso un incontrollabile senso di prurito che la porta a grattarsi freneticamente. Il dottor Otto, sotto richiesta dei genitori di Nessie, comincia le sue sedute con la piccola paziente. All'inizio si tratta di semplici sedute, dove la ragazza racconta al dottor Otto dei suoi incubi e parte delle sue esperienze passate. Sin da subito, però, il dottore nota la particolare capacità della ragazza di sentire sensazioni fisiche all'interno dei sogni. Infatti Nessie confessa al dottore di riuscire a percepire odori, variazioni di temperatura e impatti con il terreno circostante. Questo porta Otto a pensare che la ragazzina stesse esibendo segnali legati al sogno condiviso, ovvero alla capacità di vivere esperienze oniriche analoghe a quelle di altre persone, pur non conoscendole. Questa teoria viene subito scartata dal dottore, che ricordava la caduta in rovina del suo vecchio mentore, che sosteneva che tutto ciò fosse possibile. Trovando l'idea assurda, il dottore continua a interrogare Nessie sui suoi incubi notturni, fino a decidere di monitorare il sonno della ragazzina tramite delle apparecchiature atte a tenere sotto osservazione il suo ciclo del sonno. Qui una cosa sorprendente accade. Infatti, durante il sonno, Nessie scompare per un solo secondo dal suo letto. Il dottore è sconcertato dall'accaduto, tanto che arriva a pensare di aver avuto un'allucinazione dovuta alla stanchezza e alla mancanza di sonno. L'avvenimento però instilla il dubbio nella mente del dottore, dubbio legato al suo oscuro e misterioso passato. Infatti da quella notte il dottore comincia a notare sempre più aspetti simili a quelli descritti dalla sua sorellina scomparsa anni prima, di nome Sisi. Questo lo porta gradualmente ad abbandonare la sua missione originaria di aiutare Nessie e lo spinge sempre di più alla ricerca frenetica della sua sorellina. Infatti, durante i tremendi incubi di Nessie, la ragazzina incontra sempre una figura enigmatica, colui che viene definito da Nessie stessa come Uomo Candela, nome dovuto al suo aspetto, in particolare al suo volto, che sembra essersi sciolto, come la cera di una candela. Qui la curiosità e le speranze del dottore si riaccendono. Il dolore per la scomparsa prematura della sua giovane sorella, e forse anche un certo senso di colpa, affliggono il dottor Otto, portandolo oltre i suoi limiti per creare dei macchinari che gli permetteranno di collegarsi a Nessie e attraversare la soglia del mondo fisico per accedere insieme a lei al mondo chiamato il nulla. Durante una conversazione però il dottor Otto si lascia sfuggire il nome traghettatore, rivolgendosi all'uomo candela, cosa che fa intuire a Nessie che l'interesse del dottore non è più volto alle cure della ragazzina stessa, che nel mentre ha scoperto di avere un tumore di forma ovale nel cervello,
bensì ad incontrare colui che fa da ponte tra le disavventure di Nessie e Sisi, ed apritore della via per il mondo dove la sua sorellina è presumibilmente intrappolata. Così la già esigua fiducia di Nessie nei confronti del dottore si infrange del tutto, mentre la ragazzina, collegata ai macchinari costruiti da Otto, si appresta ad addormentarsi insieme a lui per raggiungere le soglie di questo mondo sconosciuto. Tuttavia, qualcosa va storto. Durante il sonno, Nessie e il dottore si distaccano e mentre Nessie vede la porta di accesso al nulla davanti a sé, il dottore non riesce a trovare la via, rimanendo solo in una specie di limbo tra il suo mondo e quello del traghettatore. Qui i due hanno una conversazione dai toni macabri, dove il dottore supplica alla sovrannaturale figura di garantirgli l'accesso al suo mondo così da poter riabbracciare la sua sorellina. Ma il traghettatore risponde con frasi criptiche che un tributo dovrà essere pagato per poter attraversare la soglia e che l'accesso gli sarà garantito solo una volta aver pagato tale prezzo. Il podcast termina con il dottore che, reso pazzo dalla terribile esperienza, giura di trovare una via per il nulla, anche a costo di servirsi di altri bambini in cura presso l'istituto dove lui stesso lavora. Nell'ultima scena possiamo ascoltare un dialogo tra il dottore e Ethan, un nuovo paziente, o forse ormai dovrei dire la sua nuova vittima. C'è molto di più in questo podcast di quello che ho potuto riassumere in un solo video. Vi consiglio ancora una volta di andarlo ad ascoltare, mentre io preparerò altre teorie per voi, basandomi proprio sulle informazioni ricevute da questo bellissimo racconto. Per non perdervele, iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto, lasciate anche un like che mi è di grande aiuto. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Buoni incubi!